ragazze e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Scusate per la voce nasale, ma sono raffreddatissima perché non ne posso più di questo tempaccio. Comunque iniziamo subito col video perché ho da farvi vedere un sacco di cose. E in tantissime mi avete chiesto appunto di farvi questo video. Ho fatto un ordine su ASOS di vestiti prima mamma e quindi ve li voglio far vedere perché in tantissime me l'avete chiesti. Guardate le mie foto su Instagram, io ho tutti questi vestiti, alla fine ho scattato le foto su Instagram e mi chiedete spesso dove compro i vestiti, quindi voglio far vedere. Ci sono anche delle cosine che non sono per donne incinte ma che io comunque riesco a mettere perché comunque il pancione non è ancora grandissimo, quindi vi faccio vedere un po' di cosine, non solo se siete incinte potete prendere spunto. E sono andata anche da Tezenis, da Zara, da H&M, un po' dappertutto. Quindi inizio subito, voi iniziate subito a mettere un bel pollice in su se vi piacciono questi video haul in cui faccio vedere appunto tutti i vestiti, scambiamo consigli. Voi magari scrivetemi anche nei commenti, ho avuto molta difficoltà per i vestiti sportivi, quindi ad esempio dei leggings, delle cose, quindi perciò ho fatto l'ordine su ASOS. Però sono andata anche da Cisalfa, vabbè, vi faccio vedere, quindi se volete dare qualche consiglio scrivetemi nei commenti, questa è la morale. Allora, avevo preso questi vestitini che, mi credete, li ho presi tipo un mese fa, ma cioè a causa di questo tempo veramente schifoso è incredibile, cioè siamo alla fine di maggio, ancora ho indossato pochissimo alla fine perché comunque fa freddo. Allora, io amo tantissimo i vestiti di H&M perché costano poco e sono molto molto carini. E questo qua è molto carino, ci ho scattato alcune foto, le trovate sul mio profilo Instagram, mi raccomando seguitemi, Carlita Dolce. E questo è molto carino, porta i bottoncini e poi qua sotto, dietro è un po' stretto e sotto è lungo ed è largo, quindi fa questo effetto proprio che stringe sopra il pancione, quindi comunque mi piace e mi va ancora, riesco comunque a indossarlo ancora. Poi questo qua, che invece l'avevo preso da questo da Bershka, anche molto carino, questo è tipo una tuta, mi piacciono molto queste tute fatte così, molto molto carino. E invece questo che anche mi avete chiesto in tantissimo, questo rosso l'ho preso da H&M, questo è bellissimo ragazzi, ed è questo qua è quello con cui ho fatto il video in cui ho scoppiato i palloncini, se vi ricordate, che l'ho pubblicato sia qua su YouTube, però era bianco e nero quindi non si vedeva tantissimo. Se lo volete vedere proprio bene come sta addosso andate su Instagram, questo qua vedete stringe in vita ed è molto molto carino perché comunque viene avvitato e appunto io lo stringo sopra il pancione, è veramente bello, è di un tessuto molto molto elegante, raffinato, poi con tutte queste pieghe. Spero che quindi non si debba stirare, che cosa positiva non dover stirare i vestiti. C'è anche Pupi dietro che vuole partecipare, dove sei Pupi? Pupi! Eccola. E poi amo tantissimo anche questi vestitini semplici, questo ad esempio è di Zara ed è molto carino, vedete a costine con i bottoncini ed è corto, alla fine in estate magari con un cinturone, e io ho pensato di metterci quella della Gucci. Se avete visto l'ultimo video, quello precedente a questo, appunto vi ho mostrato quel cinturone di Gucci che ho comprato e secondo me ci sta molto molto bene. Poi questo è un vestito che vi è piaciuto un sacco, questo l'ho preso da, dovrebbe essere da Zara, e questo qua ha scattato una foto su Instagram bellissima, tipo anni 70, affacciata al balcone se vi ricordate, è bello perché è semplice però è bello ed è avvitato, questo mi va ancora perché le cose elastiche riesco ancora a metterle, è comunque corto ma non tantissimo, comunque arriva al ginocchio, ed è di questo tessuto molto molto coprente, tipo di filo, e porta questo merletto. Ma vi dico che è talmente bello ed elegante che si potrebbe indossare anche per una cerimonia. Ah, prima di continuare che mi chiedete il rossetto, questo qua è la tinta Closer che ovviamente trovate su caritashop.com e abbiamo rifornito anche tutti i gioielli, gli anelli, i vari gioielli, gli orecchini, le collane, quindi venite a fare un salto. Le mollettine invece queste qua le ho prese da ASOS appunto nell'ordine che adesso vi faccio vedere, farò vedere anche delle fasce, delle cose. Questo qua invece è un vestito con cui ho scattato una foto che ho pubblicato proprio se non erro ieri su Instagram, quindi venite a vederla ed è bellissima. Questo è di H&M, pagato anche poco
ed è molto bello. Questo è tipo un vestito da cerimonia, vedete, che va stretto in vita dalla sua stessa fascia ed è molto bello. Alla fine comunque è largo, non è attillato, però fa davvero la sua bella figura con tutte le farfalle, i fiori, è molto carino. Poi questo vestito ancora non sono riuscita a metterlo, spero che mi vada ancora perché l'ho comprato veramente con tanto entusiasmo, perché è bello il colore ed è di Zara ed è appunto questo vestito che porta questi bottoncini, che poi tra l'altro sono finti, sì, ok, e poi qua si stringe, vedete, io spero che mi vada perché comunque questa parte qua è elastica, anche se non tantissimo, quindi viene questa parte qua un po' più morbida e poi si stringe sotto ed è molto carino. Io amo i vestitini, cioè io in estate metterei solo vestitini. Adesso cosa volete vedere prima? Te Zenith, Cisa Alfa Sportivo o Asos? Non so cosa far vedere prima, facciamo Asos, va? Allora, adesso ho preso un sacco di cose, allora tra cui questa è l'unica cosa che ho aperto e a che appunto vi volevo far vedere, che ho anche indossato, e vi metto anche una parte qua del filmato che è veramente veramente bella addosso, è tipo una tuta sul sito, mi sembrava stretta, invece quando l'ho preso ho detto oh mio Dio che è enorme, comunque addosso non mi va male, però comunque larga, considerando che è una XS, veramente esagerato, comunque è una tuta tipo di stoffa che si può regolare sia le bretelline, e questa è proprio prima mamma che porta appunto questo che va annodato in vita, è molto carina e comoda, anche questa qua si può mettere un cinturone in vita eccetera. Adesso andiamo a vedere le altre cose che ancora non ho aperto, le mollettine, queste qua le ho prese su Asos ma si trovano un po' dovunque, anche voi mi avete scritto che le avete prese ovunque. Allora, questa qua dovrebbe essere la salopette, qui vediamo, sì. Allora, questa è la salopette Prima Mam, che è enorme. Cioè, ma perché tutte le cose su Asos sono enormi? Sembra un video aspettative contro realtà, cioè, la vedi sul sito, è carina, poi alla fine enorme, enormissima questa qua. Vabbè, comunque la devo provare, se no comunque la devo mandare indietro. Comunque, queste salopette Prima Mam sono molto molto comode, appunto da indossare con delle t-shirt sotto, sono comode. Qua cosa c'è? Questo è ancora sigillato, però non l'ho aperto, lo apro assieme a voi, vediamo. Ho sempre il terrore quando compro le cose online, i vestiti, perché comunque non posso provarli, quindi non si sa mai, veramente è un terno all'otto. Allora, questo vestito, anche questo è enorme, no vabbè, ma perché le cose sono enormi? Cioè veramente sono sconvolta da questa cosa. Questo è sempre marchio Asos e porta lo scollo a barca, ma è enorme, è carinissimo. Qua è stretto e qua, cioè secondo me è enorme, vabbè. Comunque io ho preso tutte le taglie piccole, però non ho capito perché sono enormi. L'unica cosa positiva è che si possono mandare indietro, quindi è approfittare del reso. Ah, poi ho preso questo leggings Prima Mam. Questo anche sembra enorme, però insomma, vabbè. Comunque, che portano appunto, vabbè, semplicissimo questo qua, si può indossare anche per la palestra. Ah, questo qua voglio proprio vedere, questa è una maglia che è sul sito, era molto molto carina, vediamo come nella realtà, è carina. Cioè praticamente una maglia che porta, bianca, che porta appunto questo collo così, scollo così, e poi è lunga, quindi da poter indossare anche con un leggings sotto, e porta appunto questa fascia, questa abbottonatura sotto il seno, e questo largo così, appunto è tipo un misto fra un vestitino e una maglia. Mi piace, è molto carino. Vedete, qui dentro c'erano le mollettine. Ah sì, ho preso anche un'altra mollettina, vi voglio far vedere, che vabbè, molto simile a questa, perché adesso si portano queste mollettine con le perline, molto carine anche questa qua, vedete? Sono tutte fatte con le perline, piacciono un sacco, anche ad esempio adesso l'ho indossata così, però ad esempio magari con una pettinatura con i capelli alzati, comunque se andate a una cerimonia con un bel vestito, sono molto molto, cioè impreziosiscono comunque l'outfit. Scusate, l'improvviso mi viene pulito. Ah, questa è la cosa più bella.
Questo è un costume. No, vabbè, enorme anche questo. Mi sembra tipo il costume di mia nonna, ragazze. Ma esagerato, cioè grandissimo, cioè largo. Cioè, considerando che era una 40, vabbè, comunque questo è il tipico costume appunto per donne incinte che porta. Allora, consigliatemi qualche costume, dato che a breve dovrò partire. Qualche costume carino. Oddio, cosa è successo? Cosa è combinato? Cosa ho combinato? Cosa è successo? Cosa è successo? Allora, praticamente questo qua viene così e porta questa fascia con un fiocco sotto al seno ed è un pezzo. Vabbè, comunque la fantasia è molto bella, però non so, mi sembra un po' mia nonna indossarlo, però devo vedere perché è enorme ovviamente. Ah, ecco qua, questa è una fascia che ho preso e mi piaceva questo colore perché richiama appunto quest'altro colore che mi piace un sacco. Tu cosa stai facendo, mamma? Lei ruba i miei calzini e li mangio, ok. Allora, questa è una fascia che viene così, cioè ovviamente questa si mette tipo così. Comunque farò qualche foto su Instagram. Io adoro le fasce, comunque è bellissima, tipo di raso, e anche il colore mi piace. Non è proprio quel colore là, però tipo un colore bronzato, che secondo me anche al mare comunque è carina. Quindi la fascia, ok, l'unica cosa che mi piace, lo scherzo, però mi convince molto. Ah, questa è una longhette, una gonna. Ok, questa penso che ci siamo, anche come grandezza la vedo giusta. Ok, e come vedete c'ha, sì, c'ha sulla la parte davanti un po' larga, appunto perché è prima mamma, quindi un po' larghetta qua. E queste sono quelle tipiche gonne che vanno alte in vita, da poter mettere ad esempio con un crop top, una maglia annodata, mi piace tantissimo. Infatti io pubblicherò su Instagram una foto fatta proprio con questo outfit, su cui sopra ci ho messo questa maglietta, voi già saprete, annodata in vita. Ma come era carino l'effetto. Questa qua è di Zara, maglietta di topolino, mi va bene qualsiasi t-shirt per fare questa cosa, appunto con la gonna alta in vita e questa avvitata. Potete anche mettere un cinturone e viene troppo carino l'effetto, e vi modella anche il corpo. Quindi vi ho dato questo piccolo trucchetto. Qui le cose di Asos sono finite, ma qua ho altre cose che volevo far vedere. Ah, questa è una salopette, scusate ma sono tante le cose perché non faccio tantissimi di questi video, ma cioè conservo le cose poi per dirvi tutto, perché così se voi vedete sempre i miei video sapete tutto dove ho comprato, quindi perciò poi ci metto un po' di tempo a mostrarvi tutto. Questo è di Pull & Bear ed è una salopette molto molto carina, che ho comprato quando ancora non ero incinta, però riesco ancora a mettere perché è molto larga, l'ho presa apposta più larga ed è molto comoda. Questo pantalone è un pantalone che voi mi chiedete spesso e di cui avevo pubblicato anche una foto su Instagram, molto comodo, vedete, con i tasconi, si porta tantissimo anche ad esempio con i tacchi, per renderlo più particolare. L'ho preso da Bershka, molto molto carino. Questo qua invece, questo è un vestitino semplicissimo, ma vi è piaciuta un sacco la foto che ho pubblicato su Instagram con questo vestitino, troppo carino. Poi io penso che mi sta bene il rosso, voi cosa ne pensate? Comunque questo qua non è prima mamma, l'ho preso da Pull & Bear, però essendo elasticizzato mi va bene e mette proprio in risalto la forma del pancino, quindi è molto molto carino. Questa gonna invece penso che non la potrò indossare, c'è ancora il cartellino, l'ho presa da Bershka, ma ovviamente adesso che sono incinta non la posso più mettere. C'ha i tasconi, qua è molto carina, c'ha i tasconi, vedete, e purtroppo non essendo elasticizzata non la posso mettere. Veniamo a The Zenis. Allora, da The Zenis, che tra altre cose mi ha servito una ragazza che poi era la mia follow, quindi mi ha dato un sacco di consigli e mi ha fatto vedere anche questa borsa carinissima, pagata pochissimo. Allora, c'è, ho preso questo leggings che è molto carino e finalmente ho trovato un leggings, che poi non è un leggings ma è un pantalone, però molto comodo da poter indossare magari con qualche t-shirt in modo semplice, non è neanche tantissimo aderente, vedete c'è una fascia morbida, quindi se siete incinte, perché io non posso indossare jeans, nulla, queste cose qua comunque non mi vanno più, quindi ovviamente cerco queste cose più comode. Poi anche come reggiseni, perché questi reggiseni, con, a parte che il seno esplode in gravidanza, quindi
Cioè, ho già aumentato di una taglia, ma anche quelli che ho aumentato di una taglia mi vanno stretti e mi fanno venire comunque un dolore allo stomaco perché non sopporto ferretti, nulla. Quindi ho preso questi qua che sembrano molto comodi, da Tezenis, non hanno imbottitura, non hanno ferretto e sembrano dei top sportivi, quindi penso di poterli indossare anche in palestra, perché anche i top della palestra mi vanno strettissimi, ragazze, quindi penso che questi qua sono abbastanza ideali per quello che devo farci. Poi ho preso anche questo molto molto carino, che appunto secondo me anche d'estate, magari se si vede la bretellina è carina, sono comodi perché appunto non hanno push-up, non hanno imbottiture, non hanno ferretto. E poi ho preso questi qua, questi ve li consiglio ragazzi, sono troppo troppo carini, sono dei completini che io ho preso sia nero che bianco e che appunto potete utilizzare o come pigiama o anche ad esempio, non so, come copricostume, oppure non so, anche in casa, comunque sono carini perché c'è questo top forse si può utilizzare anche per uscire, è proprio carinissimo, con tutto merletto sia sopra che sotto, vedete? E sotto portano questo pantaloncino, mi immagino a dormire con questo, ah, comodissimo, carinissimo, vedete, con tutti i merlettini. E l'ho preso anche bianco. Bianco è l'unica cosa che è trasparente, quindi comunque vabbè, se lo indossate per dormire nessun problema. Vedete, c'è il merlettino sotto e questo è troppo carino. Questo secondo me, messo ovviamente con un reggiseno perché vi ripeto è completamente trasparente, o come copricostume va bene anche come top perché è proprio carino, tipo modello positano. Vedete, c'è tutto il merletto qua e anche sotto, comunque mi ha colpito subito e li ho presi. Poi costano, poi non vi ho detto i prezzi, ma comunque costano tutte poco queste cose, sia da H&M, l'unico che costa un po' di più, lo sapete, Zara, Asos, anche diciamo medio, tipo come Zara, Asos, però non è carissimo, insomma. Questa 7,99 invece economicissimo Tezenis, e questo qua ad esempio 7,99, quindi tutti e due viene a fare comunque sui 14-15 euro. E poi vabbè, ho preso degli slip sempre comodi, senza cuciture eccetera, e questo si stanno portando tantissimo, questi codini. Ho preso questo che è a quadrettini ed è troppo carino, ditevi se non è troppo carino, che con cui si possono fare o quei codini alti così, o magari fare una treccia e metterlo tipo qua, o comunque anche come codino normale. Comunque sono carinissimi, stanno portando tantissimo, assieme alle mollettine con le perline e alle fasce. Ragazzi, perché mi sono fissata tantissimo con le fasce e i fermaglini, ma proprio un sacco, ho preso anche da H&M questi qua, vedete, con cui ho scattato anche diverse foto sempre su Instagram. Questo è troppo carino come frontino ed è rosso, vedete, carinissimo, ed è ricoperto, alla fine sembra una fascia, invece è un frontino ricoperto. Questa che è troppo bella, con questa avevo scattato la foto dei gioielli, bellissimo, che è tipo leopardato. E questa è un'altra fascia che è rosa, molto molto carina e fine. Poi ragazzi, sono stata da Cisalfa, in cui volevo prendere qualcosa di sportivo, però comodo, però non hanno né Nike né Adidas, non ho trovato nulla proprio specifico prima mam, quindi alla fine ho dovuto adattare prendendo. Allora, ho trovato qualcosina, quindi vi posso dare dei consigli. Ah, questo è troppo carino, questo è un guantino tipo portachiavi, troppo bellino, tipo guantino fucsia, carinissimo. Allora, ho preso questo qua, è un pantalone della Puma, il modello si chiama Tight Fit ed è, l'ho pagato 35, ed è molto comodo. Va bene che l'ho preso sicuramente una taglia in più, M, l'ho preso M invece della mia solita S o XS, appunto per indossarlo adesso comunque c'è il pancione. E vedete, porta un sostegno anche attorno ai glutei e una fascia appunto molto molto larga, non è stretta appunto sul pancione, ed è molto comodo. Quindi anche alla base porta degli elastici, comunque è molto carino, l'ho provato questo qua, quindi ok. Poi ho preso questi toppini, queste canottierine, vabbè, questa della Puma, molto velocemente, che rosa, la potete indossare o così, oppure fare ad esempio un fiocco in vita. E questa che è corta, molto carina, sempre della Puma, di questo colore bellissimo. Poi questo qua,
Questo è sempre della Puma, oh mio Dio, non mi sono neanche accorta, ho preso tutto della Puma. Questo c'ha lo scollo a lascella largo, vedete? Ed è molto carina, nera, semplice. A me piace anche tutto l'outfit nero in palestra. E questa che è nera, sempre della Puma, che dietro c'ha scritto Puma, carinissimi. Questi top, questi costano 20, insomma, questi sui prezzi 20, questo quanto costa? 20-25 massimo, insomma, questo è il prezzo di queste magliettine. Quindi questo è tutto, ragazze. Io sono troppo felice di avervi fatto questo video. Finalmente vi ho fatto vedere tutte le cosine, le bollettine, ve l'ho detto, l'ho prese da Asos. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciatemi un bel like e scrivetemi nei commenti se vi sono piaciute queste cosine, se vi piacciono questi video, se mi volete dare consigli, magari dove trovare delle cose, veramente sono ben accetti. Io vi mando un bacione forte forte e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Comunque mi sono provata il costume. Vabbè, alla fine pensavo peggio, invece mi va, alla fine sì, mi va bene. Mi va un po' largo, quindi secondo me ottimo, così quando andrò in vacanza a fine giugno prenderò ancora un po' di più pancione. Poi dietro è tipo nonna Belarda, che è largo. C'è questo fiocco, però alla fine tutto sommato è carino. Ragazzi, che dobbiamo fare? Insomma, così. Cosa ne pensate?